motore, azione! Le recensioni cinematografiche del Ganzino. Che film c'è oggi al cinema? Era mio figlio, film che potete vedere a 3,50€ per Cinema Revolution. Di genere drammatico, dura 1 ora e 50 minuti. Proiezione in formato widescreen. La multisala Odeon di Pisa lo ha proiettato senza nessun fine primo tempo, con 5 spettatori presenti. Dici qualcosa sulla storia di questo film? Cambiare il presente per causa del passato. Daniel, un ricco scapolo newyorkese interpretato da Richard Gere, dovrà rivedere le sue scelte di vita quando viene a sapere che la sua ex fidanzata canadese ha avuto un figlio dopo la loro separazione avvenuta 20 anni prima e morto in un incidente. Cosa c'è di bello e meno bello? Scritto e diretto dal regista israeliano Savi Gabizon, è il remake in lingua inglese del suo precedente del 2017 dal titolo Gagua, girato in lingua ebraica, con attori israeliani e vincitore della Israelian Academy. La pellicola nasce dunque dal desiderio del regista di girare nuovamente la storia da lui ideata per il mercato cinematografico internazionale. Torna così Richard Gere sul grande schermo, in un ruolo drammatico dove è l'assoluto protagonista dal primo all'ultimo minuto del film, dando una fra le sue più grandi interpretazioni dopo Autumn in New York. La recitazione espressiva perfetta e i dialoghi stanno alla base di tutta la storia, dove il protagonista ripercorre quello che non è stato e che poteva essere il padre che appunto non è stato. Quindi, in conclusione, si può andare a vedere? Assolutamente sì, film stupendo che scorre gradevole seppur tristemente.